Sono qui nella sede della Corax, sono venuto qui per incontrare Luca Mastrangelo. Luca Mastrangelo a livello di youtuber vuol dire Inter, uno degli youtuber più ascoltati, più seguiti, più amati dai tifosi dell'Inter, per parlare un po' di questo girone, stavo dicendo girone di andata, diciamo invece di questa prima fase della Che devo stagione. pagare per questa presentazione, Gallo, non so, ti allungo la 50, ti allungo. Allora, Luca Mastrangelo allunga un 50, non ha capito nulla, io parto con dei pronostici ben superiori. Quindi, allora, intanto partiamo subito forte. Una cosa unisce il Milan e l'Inter e tu mi dirai cosa? Che cosa? Natale e tu mi dirai che cosa? Perché Bennacer, l'altro ieri è uscita la notizia della Gazzetta dello Sport che Milan sarebbe disposto ad avvicinarsi molto alle richieste di Bennacer e che entro Natale si vorrebbe chiudere. Ma Natale è anche la data indicata da Beppe Marotta per Skriniar, per la chiusura. Chi sta meglio, chi sta peggio? Allora, secondo me Come la vedi sono. questa cosa di Skriniar? Mentre i tifosi del Milan su Bennacer sono stato chiaro, è uscita questa notizia, la seguiremo, ma sentiamo Skriniar, che ormai è, diciamo, ormai a Milano diciamo la fola dell'oca, che vuol dire la favola La dell'oca. favola Anche dell'oca. voi lo dite La fola anche da noi vuol dire favola, Ecco, anche da noi. esatto. Ma sai, dietro a Skriniar c'è questo corteggiamento del Paris Saint-Germain, lo sceicco del Paris Saint-Germain, che non è abituato a non ottenere quello che vuole. Quindi, secondo me, lo sceicco del Paris Cioè, tu non sei ancora Saint-Germain. tranquillo. Io immagino che questo qui ne abbia fatto anche una questione personale, perché ripeto, non è abituato lo sceicco quando vuole una E cosa se la prende. temi il blitz. Io temo che abbiano fatto parecchie promesse a Skriniar, che gli abbiano detto: guarda, non firmare, che vieni da noi e noi ti daremo il mondo, tutto quello che chiedi. Mi conforta il fatto che comunque Skriniar, secondo me, è un ragazzo serio, è un ragazzo attaccato alla maglia, è un ragazzo che ha sempre dimostrato professionalità. Adesso ha avuto anche questa fascia di capitano che lo ha, secondo me, responsabilizzato ancora di più. Mi do un 51% che resta, dai. Allora, andiamo, ieri c'è stato anche su tutto Mercato Web, sono stato ospite da Marco Piccari e abbiamo parlato dei voti agli allenatori e sempre di questa prima fase della stagione. Mi è stato detto che voto daresti a Pioli. Allora, io adesso vi dico il voto che ho detto a dato a Pioli e poi sentiamo il voto di Luca e poi la stessa cosa con Inzaghi. Pioli 7,5 perché il Milan arriva in Champions League, o scusate, arriva agli ottavi di finale di Champions League, nonostante i problemi della fascia destra, nonostante l'assenza di Maignan, è secondo in campionato, ha retto con difficoltà, 7,5, anche perché essendo il primo quadrimestre, diciamo così, non puoi partire con voti alti perché poi è difficile darne sempre ancora di più. Le prestazioni, ovviamente, il Milan è arrivato a rotoloni, più stanco magari dell'Inter che aveva accusato dei problemi prima, e quindi direi che un bel 7,5. Poi parliamo di Inzaghi, quindi lascio parlare te, il voto a Pioli, il voto a Inzaghi lo dai tu e poi ti dico che voto darei io. Allora, che voto darei a Pioli? A Pioli gli darei, tu hai detto 7,5, io direi 7, siamo più o meno sulla Sì. stessa lunghezza d'onda. Do mezzo voto in meno perché comunque sì, il Milan è davanti all'Inter, però non è davanti all'Inter di così tanto e io sono abbastanza deluso del campionato dell'Inter, quindi sto già pensando a quello che darò a Inzaghi. Secondo me Pioli si merita un 7, in Champions League si è qualificato, insomma davanti c'è solamente questo Chelsea che è una bella squadra, secondo me 7 è il Allora, do voto. prima io a Inzaghi, poi lui, così gli Vai, do più stimoli. vai. Allora, io do 7 a Inzaghi per il passaggio del turno, perché pochi, non molti, avrebbero dato la sicurezza che l'Inter sarebbe passata, Io visto che ad aveva. esempio non ero convinto che non passasse. Immagino Barcellona e Bayern. E invece, oltretutto, è passata in maniera autorevole dopo il primo intoppo, ma con il Bayern ci stava, poi era un momento brutto dell'Inter. Campionato gli do 5,
perché l'Inter è uscita un po' troppo presto dal campionato, adesso cerca di rientrare, ma dopo 5 sconfitte è un po' difficile, ma 7 più 5, 12 diviso 2, 6, ma gli do 6 e mezzo, perché l'Inter è tornata in maniera autorevole ed è riuscita a uscire da una situazione che gli avrebbe potuto precludere anche la prossima Champions League. Allora io faccio anch'io una media, ti dico 8 per la Champions, perché io assolutamente, io ero proprio fin dal momento in cui hanno tirato su quelle palline, io ero convinto di giocare in Europa League. Io ero proprio mentalizzato a farmi l'Europa League a febbraio, quindi devo dire che l'Inter mi ha molto sorpreso in Champions League e soprattutto mi ha sorpreso positivamente per come ha giocato quelle due partite col Barcellona. In maniera autorevole. Dove è stata proprio autorevole e autoritaria. Però da estimatore di Inzaghi, insomma mi chiamano tante volte, i tifosi mi criticano perché mi dicono ma ti paga Inzaghi? Ah, tu sei un Inzaghiano? Sono un Inzaghiano. Ah, non lo sapevo. Però da Inzaghiano non posso non dare al campionato dell'Inter in questo momento 4, perché meno 11 dalla prima è tantissimo, abbiamo perso troppe partite, l'Inter non può perdere così tante partite. Mi interessa una media, adesso non so, io non è che ti segua sempre, media di rottura di piatti molto alta qualche settimana. Ma allora ultimamente quei piatti non ci sto dando dentro, anche perché faccio i video qui e Brichi roviniamo il pavimento. Ero rimasto al Mastrangelo Naif, sì, quello che aveva permesso alle industrie di Faenza, che delle ceramiche, sapete, ci sono le ceramiche, di produrre di più e di aumentare il PIL. E invece adesso? Adesso mi sto un pochettino contenendo, però se faccio una media, l'8 della Champions, il 4 del campionato. Il mio era il 7-5, io ora un pochino stato... Gli do un 6. Senti, può essere paradossale dico, che... Allora, il Milan perde Maignan e Catarusano dà un buon rendimento... magari sul piano di partenza dell'azione, ci sono magari dei problemi, eccetera. E invece Handanovic Onana. Quindi anche lì, per motivi diversi, abbiamo avuto dei travagli simili. Il Milan tutto sommato l'ha assorbito perché è secondo e ha passato il girone. E l'Inter, troppo tardi Handanovic, come l'avevi vista tu questa situazione? Allora, secondo me non è stata gestita benissimo. Io non sono tanto per questi dualismi dei portieri, gioco un po' te, la Champions la gioca lui. No, infatti lì credo che siano intervenuti tutti e hanno detto basta questa situazione. Non mi piace. Allora, partiamo dal presupposto che io Handanovic non l'avrei rinnovato, con tutto il bene che gli voglio, grazie mille, avrei proprio voltato pagina. Però nel momento in cui lo tieni, lui deve accettare il ruolo di secondo, altrimenti ci diamo la mano e grazie. Gli avevano fatto secondo me delle promesse, perché altrimenti non può essere che questo parte titolare, quell'altro gli diamo l'opportunità in Champions. È stata secondo me gestita male. Adesso è stata trovata una quadra, Onana sta giocando anche abbastanza bene, mi sembra, insomma stia dando delle buone risposte, però abbiamo perso un po' di tempo. E non voglio dire che l'Inter sia meno 11 per colpa di Handanovic, perché sarebbe assolutamente ingeneroso. Però, insomma, ha avuto un rendimento Handanovic le prime partite spesso non sufficiente. Allora, andiamo subito sulle cose che piacciono. Il giocatore che vorresti rubare al Milan, perché l'Inter lì magari è una lacuna, perché lì con un giocatore del Milan potrebbe migliorare, e poi ti dico il mio. Ma allora, il mio è molto facile. Ti dico, ci sono molti giocatori del Milan che magari all'inizio un po'... usavo lo sfottò, l'arma dell'andare a punzecchiare i milanisti, no? E Bennacer, e Tonali, e Tomori, Kululu, ma chi è Kululu, chi non è? Devo dire la verità, più di uno mi ha tappato la bocca con i fatti, perché obiettivamente Tonali credo che sia quello che mi ha tappato la bocca con i fatti più di tutti. Anche se comunque l'Inter a centrocampo con Brozovic, con Barella, lì è messa bene. Diciamo che insieme a Bastoni e insieme a Skriniar un bel Tomori non ci starebbe male. Anche pensando al futuro, mentre io non faccio fatica, io prenderei Lautaro,
che per me è un giocatore forte in area, un giocatore, è capitato a tutti di non assegnare gol per qualche domenica, però i gol di, ecco, diciamo così che i gol di Lautaro sono gol da San Siro quasi mai banali, l'assist di testa l'altro giorno a Bergamo, la spizzata geniale per il gol del derby al volo su cross di Damian, quello è meraviglioso. Magari se stavamo un po' più vicini al giocatore evitando che proprio calciasse meglio, però sì, poi c'è ogni errore, bisogna comunque farlo, bisogna farlo. Chiudiamo perché è tempo di mercato. Se dovessi andare a prendere, io ho le idee chiare per un giocatore del Milan, per non il nome, ma io andrei a prendere in ogni caso un vice alternativa a Bennacer, perché per il resto gli altri ruoli mi sembra, sì, tutti continuano a dire la fascia destra, però o la fascia destra, però abbiamo già Messias e Lemekers, io li conosco, non la vanno a prendere. Vice Bennacer potrebbe essere una soluzione, anche se vi ho sempre detto che il Milan il mercato non lo frequenterà, non andrà come alle bancarelle di Montreux per Natale, là sono affollate, il Milan meno. Invece dovessi... Figurati lo a Carlo! Qui noi non andiamo neanche al discount, credo. Non senti qualche rumore riguardo a qualche ruolo da colmare? Allora, qualche esigenza ce l'abbiamo, sento un po' di rumors intorno a Gosens. Ecco. Non sto capendo se sembra avere un po' di mercato. Perché in adesso Gosens praticamente ha perso il posto, tra virgolette, con Per Di Marco. Sta giocando Di Marco. Bene, anche ieri in nazionale. Sta giocando Di Marco, che sta dando delle buone risposte. Cioè, Gosens, c'è da capire se tornerà mai il Gosens dell'Atalanta, è molto lontano per il momento, sì, da Gosens lì, però è chiaro che se ti privi di Gosens devi comunque poi prendere un altro che certo faccia il vice Di Marco, quindi quando è la fine io mi arriverei a giugno con Gosens, poi vabbè, se da migliorare c'è sempre da migliorare, a destra farei qualcosa, perché Dumfries spesso e volentieri non mi convince. Eravamo abituati ad Hakimi, che era obiettivamente un'altra cosa. Anche Perisic c'era un'altra cosa. L'Inter con, ecco, Hakimi e Perisic ci ha pensato. Volevo proprio chiudere lì. Il Milan c'è qualche rimpianto perché sì, ma io che capisco di calcio, come voi sapete, ho sempre detto sì, Lukaku, eccetera. Ma era il più bravo di tutti, quello che io temevo di più è sempre stato Perisic. E non se ne parla, non ne parlate. E io Perisic, pensare che Perisic era uno che... gliene dicevo tante, poi da quando è tornato dalla parentesi al Bayern Monaco è cambiato da così e così, un giocatore completamente diverso, devastante. Io ringrazio Luca Mastrangelo, l'occasione di parlare. È sempre un piacere, Carlo. Esatto, un po' di Milan e di Inter, tanto per così, adesso bisogna passare questi giorni che passeranno velocemente, poi il 4 gennaio. Loro col Napoli, noi con un'altra squadra campana, la Salernitana, e vediamo se riusciremo a digerire questa meravigliosa pizza napoletana o campana. Vi abbraccio.